Strasicura adesso è chiusa, ma nei primi mesi del 2014 riaprirà i battenti per accogliere 2.500 studenti della provincia di Arezzo. Ne sono certi i fondatori della cittadella della sicurezza stradale sorta nel territorio di Castiglion Fiorentino e che negli ultimi tempi ha vissuto momenti difficili. Il problema è sempre lo stesso, i finanziamenti. La famiglia Iacomoni, fondatrice assieme alla dottoressa Maria Antonietta Chiodini della fondazione Mona Lisa Onlus, si sobbarcherà i debiti pregressi, circa 650.000 euro. Ma per la futura gestione c'è un nuovo soggetto, la Strasicura Inlus, pronto a nascere e a consegnare nelle mani della comunità intera questo enorme patrimonio, grazie al quale si sono già ridotti del 50% gli incidenti stradali. Per far riaprire Strasicura ci vogliono circa 130.000 euro all'anno. La provincia farà la sua parte stanziando altri 15.000 euro, ma l'appello è adesso rivolto soprattutto ai cittadini. Abbiamo pensato che Strasicura è sempre stata un patrimonio della comunità, è stata pensata per salvare le vite dei nostri giovani e quindi sarà la comunità a salvarla, perché è già iniziata la sottoscrizione, diciamo, delle quote del fondo Sosteniamo Strasicura al quale possono partecipare tutti, con quote veramente basse. Noi parliamo di azionariato diffuso, azionariato popolare, quindi i bambini fino ai 12 anni possono aderire a Strasicura con un euro, i baby fino a 20 anni da 12 a 20 con 2 euro, gli ordinari con 5, il benefattore e il sostenitore dai 10 e oltre 10. Tutti possono partecipare, poi con questo fondo a gennaio, sulla base di quanto avremo raccolto, andremo a costituire la Strasicura SRL SPA Inlus, che è impresa non lucrativa di utilità sociale, che andrà a gestire Strasicura. Intanto il comune di Castiglion Fiorentino abbinerà la rinascita di Strasicura alla cultura, offrirà infatti a tutti gli studenti un biglietto simbolico nei musei della cittadina ed un giro tra le bellezze di Castiglioni. Sarà molto interessante unire la giornata di educazione stradale alla Strasicura a una visita al centro storico di Castiglion Fiorentino e a una visita al sistema museale di Castiglion Fiorentino, e per questo abbiamo predisposto un biglietto, un ticket simbolico, un euro per ciascun bambino. È un'iniziativa, una tantum, un qualcosa che ridarà il via definitivamente a questa cittadella. Vogliamo che sia in pianta stabile. L'annuncio di questa mattina è che vogliamo che Strasicura torni a lavorare stabilmente in maniera continuativa e che continui ad essere un punto di riferimento.